Steve, no, te no, che pure se con una motocicletta pure se rovinò. È pure murato. Altri impatti, altre vittime in passato hanno macchiato di sangue questa arteria di Sant'Egidio del Monte Albino, una città ora a lutto. Oggi, giorno in cui sono stati celebrati i funerali del 19enne rimasto vittima nell'impatto in moto nel tardo pomeriggio di sabato, non c'è voglia di festa. Rinviato dall'amministrazione comunale il concerto che era in programma per questa sera. La comunità si è stretta attorno alla famiglia di Alessandro. Erano in tanti in chiesa per l'ultimo saluto. I suoi amici hanno indossato una maglietta con su scritto "Adesso ha un senso osservare le stelle". Intanto il sindaco facente funzione Francesco De Angelis, anche lui presente ai funerali, sottolinea l'interessamento dell'amministrazione da lui guidata rispetto al tema sicurezza stradale. Interventi sono già stati attuati, altri saranno messi in atto a breve. Purtroppo sono stati anche altri fattori, fattori meteorologici, c'era un temporale in atto, siamo in motorine sbandate e poi c'è stato questo impatto violento contro il muro. Da parte mia e di tutta l'amministrazione cerchiamo di migliorare nel miglior dei modi possibili, diciamo, la sicurezza delle strade. Io che sono anche un operatore del 118, quotidianamente vivo questi drammi che maturano sulle strade. E soprattutto noi amministratori dobbiamo fare in modo di contenere questi eventi. L'incidente in cui ha perso la vita Alessandro si era consumato nel tardo pomeriggio di sabato. Il giovane era alla guida di un motorino, con lui un amico. Percorrevano via Buonarroti, di improvviso lo schianto contro il muro. Inutile la corsa verso l'Umberto I di Nocera. Troppo gravi le condizioni del 19enne. Sta bene invece Francesco, l'altro ragazzo coinvolto nell'incidente. E intanto, fin dalle primissime ore in cui si è appresa la notizia, ed ancora ora, in tanti stanno mostrando il proprio dolore per la scomparsa di Alessandro, anche lasciando messaggi sulla sua bacheca Facebook. Foto, ricordi, aneddoti per Alessandro, per un'altra vita spezzata troppo in fretta.